Ieri mattina anche Casa Sollievo della Sofferenza, come altri ospedali nel resto della Puglia, d'Italia e dell'Europa, ha vaccinato i suoi primi operatori sanitari. Le 10 dosi di vaccino anti-Covid consegnate dall'ASL Foggia sono arrivate scortate dalle fiamme gialle affidate ai farmacisti dell'ospedale. 10 gli operatori sanitari di Casa Sollievo della Sofferenza, che nei giorni scorsi si erano registrati sul sito della Regione Puglia, a cui è stato somministrato il vaccino. Tra di loro Pamela Piscitelli, medico internista, la prima ad essere vaccinata. Ho scelto di candidarmi alle prime dosi del vaccino qui a Casa Sollievo della Sofferenza perché credo realmente che sia ad oggi l'arma più potente, forse l'unica reale arma che abbiamo per cercare di sconfiggere questo Covid che ormai sta affliggendo tutti noi, tutti il personale sanitario, ma soprattutto tutti i nostri pazienti. Quindi ci credo veramente e ho voluto candidarmi. Oggi è una giornata veramente importante. Segna probabilmente un punto di svolta, sicuramente l'inizio di una nuova fase della gestione di questa pandemia. I nostri primi 10 operatori sanitari saranno vaccinati e quindi cominciamo a credere in un futuro sicuramente migliore. Poi nei prossimi giorni penseremo a vaccinare tutti i nostri operatori. Casa Sollievo c'è ancora questa volta. Continueremo a gestire tutti i pazienti Covid che verranno da noi, ma gli operatori sicuramente col vaccino avranno uno strumento in più per difendersi e per curare meglio le persone.